A volte mi chiedo come mai non ho ancora deciso di fare tipo tutto da solo, ovvero di cucinare da solo, che ci avrei messo meno, ci avrei messo meno di quanto loro ci mettono il doppio. Insomma, e che cazzo, cioè io proprio rimango senza parole certe volte. Mi sembra come se... Ma guarda che non siamo tutti veloci come te! Silenzio! Zitto! Muto! Ciao a tutti. 6.397, oggi finalmente siamo arrivati al momento proprio incredibile per Devil May Cry 4, ovvero giocheremo finalmente nei panni di Dante, nel 4, in cui hanno aggiunto un paio di cose, come finalmente la possibilità di cambiare stile. Ve lo spiegherò appena una volta che saremo partiti lì. Ora, apriamo il gioco. Allora, io mo lancio questa sfida. Quanto ci scommettete che adesso ci metteranno 2 ore il tempo che io finisco la live? Loro saranno già a casa? Cioè, proprio. Voglio un po' si aprono le scommesse, cazzo. Si aprono le cazzo di scommesse. Ok. Cioè, proprio si aprono le scommesse. Quanto tempo ci metteranno ad arrivare nel frattempo che io sono qui in live? Voglio proprio vedere. Adesso mo sono curioso. Mo sono veramente, veramente curioso. Vabbè, tolto questo, noi finalmente potremo. Pronto? Che c'è? Niente. No, non ho toccato la zucca. Ok. Manda da cagare, va! Manda da cagare, ma non è possibile. Avete fatto perdere un sacco di tempo e quindi. Ah, giusto! Eravamo praticamente rimasti a Nero che è stato imprigionato nella statua. Infatti. Cioè, il fatto che Nero ha fatto la cazzata. Più che altro perché il vecchio bastardo ha usato Kyrie come esca. Allora, in pratica, in sintesi, che cazzo è successo? In pratica, ci siamo fatti strada, abbiamo sbloccato il Devil Trigger di Nero. E peccato solo che facendoci strada fra questi abbiamo avuto dei grossi problemi, ovvero che. E non è proprio che c'è un filtro che ci tratta. E quindi che cazzo è successo? In pratica, niente, il vecchio ha preso la Yamato di Virgil, Nero è stato catturato insieme a Kyrie all'interno della statua. E niente, ora c'è fatta parte. Nance? Get it, baby! Check. Ah, giusto, mi ero dimenticato anche un piccolo particolare. Credo è stato ucciso da Sanctus, mi sembra. Il vecchio si chiama, se non sbaglio, Sanctus, ma. Fratelli e sorelle, non abbiate paura. Io vi salverò. Basta che noi crediamo in Gesù Cristo e potremo salvarci tutti.
Date pure delle donazioni alla nostra chiesa cattolica. Ok, la smetto. E ovviamente sta. Indovinato. E soprattutto dopo tutto questo casino. Indovinate un po' chi è che deve sistemare tutto. Non c'è bisogno di che ve lo dica. Se quando passi da Nero a Dante, porti con te il livello di energia vitale, l'indicatore di T, le anime fiere, tutte le sfere. Recuperai le anime fiere con cui. Ok. Questo già lo sappiamo. Missione numero 12, un nuovo inizio. Affronta la leggenda. Vabbè. Vabbè, intanto. Stinger, round trip. Steely, Swordmaster, che ci servirà. Trickster. Gunslinger. Ah sì, dai, pure Gunslinger. Ah, giusto, non devo anche scordare la vita. Devil Trigger, giustamente, così almeno. Ok, non credo che ci manchi nulla. Speed, sfere e Raik. Ah, cazzo, le Raik, me l'ho dimenticato. Però il problema è cosa posso togliere? Non importa, va, non perdiamo altro tempo. Affronta la potenza del leggendario Chiappademoni. Sì. Ah, finalmente siamo tornati nei panni di Dante. Sì, e infatti ora in questo gioco possiamo finalmente cambiare stile. Solo che l'unica cosa che mi mancherà sarà la possibilità di afferrare i nemici, ma vabbè. Però ehi, in compenso siamo molto più forti e possiamo cambiare stile. Allora, il Royal Guard non so se lo utilizzerò al meglio nelle mie capacità, perché io. Diciamo che è uno degli stili che ho usato molto, molto meno. Ok, e già questo possiamo ben benissimo capire la potenza di Dante. E ora possiamo finalmente utilizzare tutto quello che abbiamo a nostra disposizione. Più che altro quello che abbiamo imparato nel Devil May Cry 3. Tolto anche i rompipalle di fiducia, però. Peccato solo che i nuovi nemici saranno dei rompicoglioni. Però ci può sempre provare. C'è marionette con delle lame che fanno tipo Sonic. Vabbè. Però per dire, a differenza dei precedenti Devil May Cry, qua a sto giro Dante è molto più versatile. Anche se non ho ancora sfruttato la modalità turbo come ben saprete. Più che altro l'abbiamo visto pure nelle impostazioni. Però non ho ben capito come funziona di preciso la modalità turbo, perché non me ne è fregato molto. Ah dai, però. Ecco. Anche
Anche perché ora come ora dobbiamo solamente risolvere il problema che ha tirato fuori Nero. Giustamente perché per colpa della sua testardaggine ha dato la chiamato al resto. Ok, talismano alato. Ok, questo già sappiamo come funziona. Il potere divino non risiede più qui. Il quartier generale sta iniziando a crollare. Hai meno 10 secondi per 10 minuti per fuggire. Oh cazzo. Oh, merda. Aspetta, qui c'è. Oh, vai, Sfera dorata. Magica pietra creata. Sì, ok, possiamo rialzarci. Però, mo, ora siamo un pochettino nei casini. Ok, gentilmente, portate qui l'ascensore, per favore. Grazie. Anche perché ora come ora sarà un bel casino. Dante. Il timer. Ovviamente mi ha mancato. Ok, voi non mi avevate mancati per niente. Ma Dio santo! Solo che qua il Devil Trigger è molto limitato, molto. Nel senso che non possiamo utilizzarlo troppo spesso. Anche se ci siamo messi il potenziamento che il Devil Trigger dura molto, molto di più. Ma Dio santo. Aia. No, non te lo lascio fare, non te lo lascio fare. Guardate l'altro che. Vabbè, è allora ditelo che volete rompermi i coglioni. Vieni qua. Meno male che voi non siete talmente tanto tostarelli all'apparenza, eh. Ok, ora potresti per favore farsi anche questo maledetto ascensore, così almeno possiamo uscire da questa situazione. Grazie. Trickster. Ovviamente non lasciamo nulla al caso. Grazie per tutti questi bellissime sfere rosse che mi hai dato, gioco. E ovviamente c'è sempre un piccolo problemino per quanto riguarda i comandi. E devo ancora capire perché la connessione fa il tipo singhiozzo. Anche se non ho avuto problemi di ping ora come ora. Oh, cavolo. Dai, seccatori, eh. Seccatori. Sì, lo so che posso cambiare l'arma da fuoco, non c'è bisogno che tu me lo dica. Ecco perché mi sarebbe servito le raid qua. Dai. Questi con Nero al massimo erano un pochettino una cazzatina, però. Il fatto di trovarmeli qui è una gran seccatura. Oh. E allora di dove volete per forza usare le mani forti? Oh! Almeno un punto debole l'avete, perlomeno un'arma che potete anche fermarvi. Vabbè, dai, una buona volta che il fucile mi aiuta. Dai, scendi, che non ho tutta la giornata. Vai giù. Ok, come non mi ha preso lo sa solo lui. Come cazzo non mi ha preso lo sa solo lui. Buono lì e non rompere i coglioni. Fottutissimo fantasmino di merda. Credo che tu abbia fatto un grosso casino. Sì, ha fatto un casino. Chiave di crono, composta di energie magiche. Ok. È praticamente quello che ci siamo tenuti con Nero per tutta l'avventura. Per il resto dell'avventura, più che altro per 12. No, più che altro sono 11, che 12, visto? Che cazzo stai a dire? Ah! Dante non è per cattiveria, ma se tu fai ste cazzate.
Ok, usciamo da qui. Il più presto possibile. Beh, almeno qui. Ma almeno qui altro che Calibur di un'abilità della Red Queen di nero. Qua mi sarebbe servito il Trickster. E yeppa, ce l'abbiamo. È un bel vaffanculo, io lo toglie nessuno. Dai, non mi fate perdere tempo. Ah, giusto, i cavalieri che... Che cazzo, eh. Mi dispiace che a sto giro non sentirete le risate, però, purtroppo. Per qualche strano motivo, Voice Mod è una testa di minchia. Quindi, vi prego. Probabilmente lo chiederò su Instagram. Consigliatemi un programma dove mettere l'esatto. Dove mettere le cazzo di soundboard, che se no altrimenti io non vado da nessuna parte. A quanto stiamo? 18 minuti di live e ora sono arrivati. 18 minuti. Mi sono pure chiesto dove cazzo si erano cacciati questi maledetti stronzi. Che seguono uno che sembra Papa Francesco, che poi non è veramente Papa Francesco, ma... Sì? Che c'è? Vieni a darci una mano, dai. Ah, quindi eravamo andati a fare la spesa. Thank you.
Cioè, porca miseria, cioè. Cioè, io l'ho gufata di brutto, però. Cioè, l'ho gufata. Cioè, ammettiamo, io veramente l'ho gufata. L'ho gufata. Ah. Non riesco neanche a giocare. Ho dovuto usare le buste. Ho fatto perdere pure 10 minuti. Ma vabbè. Almeno è già una fortuna che non devo tagliare nulla. Perché insomma, se si chiamano Live Uncut c'è un motivo. C'è un motivo perché ho chiamato il canale Live Uncut. Proprio per evitare. Proprio perché mi sono scassato un pochettino le palle di tagliare. Infatti per il motivo è semplice. Se io devo stare a tagliare un video, ovvero un due. Se io devo stare a tagliare 2 ore di live. Per poi. Allora, fortunatamente il coppa non mi ha dato chissà che fastidio, perché a me io faccio contenuti che non so per ragazzini. Contenuti che non so per ragazzini, però per dire. Non è che. Fortunatamente non dovrei rischiare manco multi, perché. Il problema però è uno. Siccome l'algoritmo è scemo, e lo puoi fottere in mille modi diversi. Capitemi che il motivo per cui feci quel mezzo quello spezzone di live, che doveva essere l'ultimo video che misi sul mio canale principale, su YouTube. Capirete che non è completamente a caso. Il problema è quando delle teste di merda, che mettiamole queste, i pagliacci di Twitter, insomma. Ecco, mi sarebbe servito quella speed. Il problema è che sei i pagliacci You're di the sword, huh? Twitch. Oh! Yes. Are you familiar with them? Sorry, religion and I don't mix. It's a small congregation that gathers in the castle town of Fortuna. I guess the only people who would have heard of it are the ones who take interest in this type of thing. Like you? Exactly. So just how much do you know about Sparta? Ah, la Well, Capcom di un from what I can tempo. figure, there's a lot of confusion surrounding them. Se secondo te qualcuno ha già partiti i meme sulla demo di Resident Evil Village? Sperando solo che The non sia story un goes that Sparta clickbait. served as the feudal lord of the city long ago. The people who live there today take these legends as truth and worship them just like a god. They worship a Ovviamente. demon as a god? Peaceful worship can't be condemned. But the real problem is the order. Lately they've been running amok, catching demons, and have even butted in on some of my jobs. Ah. Maybe they're starting a zoo. Not just demons. They've also been targeting devil arms, like the ones you have. Okay, then, a museum. So what? Well, what if their intentions are foul? And there's a diabolical plan behind these apparently random acts. Beh, il Well fatto che then, vogliono I farsi got considerare something dei to keep me salvatori del occupied mondo. and Trish! Trish è già partita alla carica. Ci vediamo lì. Things always gotta be complicated. Vabbè, tanto. Che vogliamo fare? Hai scelto pure di fare un lavoro abbastanza complicatoso. Lo ammetto. Sub. E mi sono beccato una bella. Quindi più anime fiere abbiamo, meglio è. Dopo, e fortunatamente Nero c'ha la. E fortunatamente non è che dobbiamo riaccimolare di nuovo tutte quelle. Vabbè. Il ritorno del diavolo al batti il drago che getta sconfitto nella foresta. E dato che siamo qui. No, aspetta. Più che altro. Facciamo una cosa. Togliamo il Gunslinger. Giusto perché non è che lo uso molto, però. Ecco qua. Mettiamoci il Rerike. Royal Guard non è che mi aiuterebbe più di tanto, però. Però potrebbe essere qualcosa di interessante. Però io nel dubbio lo potenzio, perché. Lo potenzio. Mango perlomeno sul Master, eccetera. La Rebellion l'ho già ben potenziata, anche se ci sono ancora le armi da fuoco da potenziare. Però al momento non ho bisogno di potenziare le armi. Mi basta quello che ho. Per quanto riguarda gli oggetti.
credo che mi terrò quei, quelle sfere rosse. A meno finché non mi potenzierò pure tutta la vita. Poi dopodiché posso anche... Il potere del maestro della foresta ti impedisce di fuggire. Tu non sei il benvenuto qui! Fuori dai coglioni! Da sta terra! Fuori dai coglioni! Dobbiamo eliminare i Kidden, altrimenti... Meno male che queste sono cazzatine che posso buttare giù con facilità. Ah, cazzo, camici sarebbe voluto nero. Ah, infatti, ecco. Da solo non potrei mai liberarti di noi, ti serve il potere che hai in mano a qualcun altro. Ecco. Ma non era rosso prima? Mi stava venendo questo... Merda. Ok, questo è un vicolo cieco, quindi non credo di poter fare molto qui. Damn it! Devo per forza passare su quel portale, giusto? Anche se mi domando dove mi porterà. Beh, infatti sfruttare i portali potrebbe essere una buona occasione per poterci... E se non vado errato, la zona dove tiene... Dove devo andare addosso al boss. Maremma Musk. Aia. Seccatori. Allora, in teoria dovrebbe perlomeno difendermi dai danni, però. Ma forse. Mannaggia me. Allora, che poi avevo pure visto dei video in cui a fuori di cambiare stili qualcuno ci ha rimesso il controller. Aia. Mostarci boss. Oh. Allora, devo un attimo riabituarmi perché non giocavo a Devil May Cry 4 e 5 da parecchio, quindi questo sistema di cambio stili mi sembra come se dovessi prenderci la mano. Ma vabbè, raga. Succede purtroppo. Purtroppo succede, ma quando succede? No, aspetta, non ho capito. Papale, come succede, quello che succede e vabbè. E Doc ha lasciato un'immagine. Ah, ha ordinato un RTX 3080. Buon per lui. Aspetta, Draco Malfoy. Allora, andiamo da un'altra parte. No. Ciao. Su 6 non posso. Forse lo devo eludere, altrimenti non mi farà scappare. No. Ma se io torno indietro. Ok, ma se io andassi allora qui. Che fa? Dai, non voglio perdermi in un posto del genere. Ok. Ok, credo di essere sulla strada giusta. Me lo auguro. Anche perché devo per forza sfruttare i portali, perché devo eluderli in qualche modo, altrimenti non vado da nessuna parte. Ecco. Oh, e vola. No, non vuole volare. Va bene. Dato sono tutti quelli che sono appena arrivati, come state ragazzi? Ok. Senza contare. Nevruder naso. Io sto bene, anche se mi dispiace un pochettino non riuscire anche oggi a concludere quasi un cazzo a fine giornata, perché.
Come potete vedere sono sempre impicciato, cerco sempre di impicciarmi parecchio nel disegno, però sono parecchio distratto ovviamente, quindi devo trovare un modo per poter risolvere questo problema che ho per quanto riguarda proprio il disegno, perché mi ero bloccato la fase del disegno dei vestiti, perché è già che sto facendo una sorta di disegno ausiliario e poi passare al disegno completo. Però se qualcuno potrebbe saperne più di me, magari qualche consiglio per il disegno me lo farebbe pure, però allo stato attuale non riuscirei manco a cavare un ragno dal buco. Però se viene. Però purtroppo. E mi dispiace solamente che non ho potuto. Non riesco manco a. Cioè, a sto giro vi mancherà un pochettino la cosa delle risate. Però purtroppo, siccome la soundboard è morta per due secondi. È morta per non so bene per quale motivo. Allora, se io passo da qui. Allora, ammazzo questi. Porca miseria. Allora, mi devo ricordare che fa questo. Ok, non mi capisco che cazzo vogliono da me a volte. Mi sono sentito. Catch. Ok. Devo perdere altri 5 minuti perché purtroppo... Visto che ci hanno messo così tanto, non posso fare altrettanto, perché sennò poi altrimenti bla 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 e bla 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 e vaffanculo.